Benvenuti e ben ritrovati amici miei, di nuovo qui oggi con un'altra guida dedicata a questo bellissimo gioco Wukong, ma come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like e se vi va anche un bel commento per dare una grandissima mano a questo canale nel crescere e anche a questa piccola bellissima guida. Allora amici miei, siamo qui sull'orlo dell'oblio e dobbiamo continuare il livello. Andiamo per di qua, penso che già sapere dove bisogna andare per chi ha visto il video antecedente a questo. Dobbiamo fare quell'arcina, la strada giusta è questa qui. Invece la strada del ponte ci porta al Long Jal che abbiamo sconfitto fortunatamente dopo 2 giorni di sofferenza e di bestemmie scesa di tutto il calendario. Ok, oggi sarà una semplice guida, pronostico questo. Proviamo, vediamo come va. Ok, comunque dobbiamo continuare, scendere per di qua. Abbiamo fatto l'arciere, qua non ci sta niente, 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 nada, 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 nada. Arriviamo qua e qua inizia una bella scena. Lo vedo proprio male il maiolino, raga.姐姐，你成亲，这么着急做什么？叫你编排我，今天我就收拾收拾你这小蹄子。好姐姐，就饶了我吧。来了来了，新郎官来了。我来迟了，妹妹们久等。我当母亲日思夜想的，是个什么俊俏郎君？怎么生的这般憨丑？嘴脸是有瞎子，不过母亲喜欢就好。丑是丑。 听说以前倒还有些本事，为了抓他，母亲的家传宝贝都用上了，可是费了姥姥劲儿了。哼，二姐姐真是勤谨啊！捉的好东西，也不先让妹妹们尝尝。妹妹好大的气性，母亲心心念念要嫁的人，少根指头，咱们都没好果子吃。嫁了他又有什么用？ 我们还不是一辈子守在这鬼地方，连你也不消停，想看就去前头看。我说妹妹们，这还没开始行礼，你们就急着要闹喜糖了？嗨，不过是母亲修炼用的精元，我们呢，别操那没用的心。姐姐，人我就交给你，一路辛苦了。 姐姐，母亲是老糊涂了，妹妹们又不晓得事，难道你也看不出来吗？你就当心疼心疼母亲，也是我们做儿女的尽一次本分。我何尝不心疼她？她数十年的病根一直好不了，正是拜着唇无所赐。不恨就罢了，还这般作践自己，我是咽不下去。有些事情。 不看对错美丑，更不论强弱输赢，都是机缘巧现编织的宿命。姐姐，你我当时都未出生，不曾见母亲用过的情，自然也参不透她今日的痴心。世伯那边，走一步看一步吧。借来的福分，能多享一日，也是好。 你随我来，前面便是母亲的兰房了。这里有几句话要叮嘱你。
母亲平日里都是好的，唯有吃饭时只爱独享，千万别去沾惹她。还有，别细看她的脸，尤其是眼睛。姐姐，不能再耽搁了。我的话，你可要细细记住了。快去，别误了时辰。 Povero il maialino, nostro amico. Sarà mangiato. Prepariamo il banchetto. So, addirittura. Ok, l'obiettivo è arrivare lì sotto, amici. Tutto qua. Andiamo a prendere prima la fiammella. Questo episodio sarà un bel po' nel chill, diciamo, dai. Chi è? Chi è che attacca? Dov'è? Ah, già sono spuntati i ranni. Ok, state andando nella direzione giusta quando vedete un fottio di ragnatele, raga. Qui, per chi ha fobie sui ranni, è sconsigliato avvicinarsi a questa zona. Quello è il ragno che ancora sta cercando di attaccarci. Oh, non molla. Non molla, no. Ok. Vediamo se questo ci droppa adesso l'item, visto che abbiamo carta dorata. Ci serve il suo set di armatura. Ok. Non ci ha droppato niente stavolta. Bene proprio, bene proprio. Ok, qui è pieno zeppo di nemici, vi consiglio di farli prima sopra. Queste sono mosche. Sì, sono mosche. Questa è la tana di mosche, allora. Andiamo sempre a fare prima quelli sopra. Wow! Due con un colpo solo. Bella! Ok. Pure qua ce ne sono due, raga, No, no, no. Posa del pilastro. Non posa del pilastro, posa dell'appondo. È stata molto utile. No, non dovevamo scendere. Perché mo attiriamo altri nemici. No. E guardate quanti cavolo ce ne sono mo.
Ok, ne abbiamo distrutti due, dai. Cosa del pilastro ci ha aiutato. Però non si vede niente. Ok, ne manca uno su. Ok, abbiamo colpito due, perfetto. Ho fatto un colpo e ne abbiamo fatti due pure. Ok raga, qui ci sta un bel po' da qua, veramente. Aspettate però. Prendiamo questa. E mettiamo, dove sta? Questa. Per le volontà. Chissà se questi qua sono i figli di quelle sorelle Doris. Ah, è il Dalle. È Dalle di nuovo. Quando muori? Ma cosa sei da pizzito, c'è troppo. Ok, qua dentro ci sta una sola cassa, mi raccomando. Prendiamo. Ok, il moschino nucleo d'albero d'oro, materiale, ci serviva per costruirci un bel bastone. Non so se il materiale ce l'ha droppato la cassa o il bruco. Ok, bellissimo. Tutta sta zona l'abbiamo fatta. Anche la zona di sotto. Ok, completata. Dobbiamo andare sopra e continuare dritto. Oh, ci sono altri nemici ancora lì. Ok, qui non c'è niente, qui già ci siamo stati, di là si viene, dobbiamo andare per di qua, passiamo il ponticello di pietra, andiamo verso la luce. Ragnetti a non finire, trappola a destra e avanti. Quanti cavolo ne sono? Veramente so assai. Ma mi sto domandando, ma qui ci posso salire? No. Ok. Andiamo avanti. Queste se le volete rompere, le facciamo. Ok, qua ci si entra, guarda. Curiamoci. Andiamo qua, andiamo dritto, dritto. Sopra ci stanno... c'è un arciere, raga, quindi... prendiamoci un attimo sto santuario, che è meglio. Ma andiamo a fare pure l'arciere, ya. Questa è un'altra strada, ragazzi.
Andiamo per di là. Perché se avete notato c'era un'apertura dentro al muro qui, eccola qui. Vedete dove sta l'arciere che tira, andiamo dentro l'apertura. Saliamo, saliamo, saliamo. Abbiamo un punto di meditazione qui. Meditiamo. Ma oltre a tutto, ragazzi, ma tutti sti cranei a terra piccolissimi. Ma tutto bene? Va bene. Comunque, attenzione ragazzi, noi siamo venuti da lì, siamo saliti. Adesso dobbiamo andare per quest'altra strada nascosta. Come vedete, ci abbiamo pure l'arciere potente. E lo faccio. Andiamo per di qua. Oh, non cadiamo, non cadiamo. Oh, porca miseria. Sono caduto. Ragazzi, dobbiamo fare tutto il giro. Per prendere una dannata fiammella. Sono caduto, mannaggia. Vabbè, non è lungo il giro, dai. È il tempo, più che altro. Con questo bastone di chitina, ragazzi, ogni volta che facciamo l'attacco pesante ci fa recuperare un po' di vita. Ma poco poco, però è utile. Ah. È stato utile contro il long giallo, raga. Veramente utile. Scendete piano, non fate come a me. Perché si cade. Comunque, sappiamo già che il santuario sta giù. Dobbiamo andare verso sopra. Qui non c'è nada. E non cadete. Ok ragazzi, vedete? Non c'è nada qui. Non vi preoccupate. L'unica strada esatta è questa qui. Però c'è un boss. È vero raga, me l'ho proprio scordato sto boss. Sono i boss che hanno i nomi belli. Bowling Lango. Come cavolo ti chiami tu? Vediamo come si chiama. Questo boss ci fa danni da veleno assurdi, eh. Ok ragazzi, questo nemico è abbastanza scarso, mi raccomando usate gli alteratori contro il veleno, perché se no vi fa, il veleno vi fa, purtroppo vi fa, trasforma tutto questo laghetto in veleno. Attenzione, vi fa pure la presa lì a proposito. E la presa fa male. Perché poi alla fine vi ucciderà il veleno. Cioè, come cavolo hai fatto, amico?
muori? Ah, posso. Abbastanza semplice sto fedente, ma è il veleno che ci fotte. Girino, materiali. Mano sinistra del Buddha, materiali. La mano destra è la specie di falena che noi abbiamo ucciso, ragazzi. Prendiamo queste fiammelle. Vi faccio vedere da quest'altro lato dove si sbuca. E scendiamo. Ok. Guardate. Questo lato si vedeva da lì fuori. Mo se noi andiamo indietro. Facciamo prima così perché ci riposiamo pure. Non vi preoccupate, non vi ho allontanato la strada. Antro inferiore. Ok. Di là ci si va per di qua. Se andavamo per di qua eravamo costretti a tornare indietro a prendere quelle tre fiammelle del cavolo. Però potevamo pure continuare per evitare più che altro tutti sti ranni. Quello l'hanno messo qua, gli sti ranni. Ok, guardate quante ce ne sono, ma ce ne sono un botto, raga. Non vi pensate. Questi esplodono pure poi quando muoio. Mamma mia, tu hai schivato il mio attacco. Quello potenziato poi. E mo muori. Ok. Mamma mia, l'ha schivato proprio. Questa è la strada principale dove stava questa specie di scarabeo. Andiamo aperti qua. Attenzione che qua ci sono un po' di volontà. È un nemico. Addio. Volontà. Un altro nemico lì. Chissà se ci vede. No, non credo. Infatti si è girato. Però ci sente. Ok. E abbiamo fatto pure lui. Tutta sta zona fatta. Andiamo sempre avanti. Fino a un lungo corridoio. E qui troviamo un altro santuario, ragazzi. E noi ci fermiamo qui con questa puntata, anche perché sennò sarà troppo lunga. Comunque, che bella l'animazione dei ragnetti. Ok, amici miei, come ho già detto, ci fermiamo qui. Spero che vi piace questa puntata e che vi sia soprattutto d'aiuto. Come sempre, amici miei, prima di chiudere vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un bel like e se vi va anche un bel commento per aiutare il canale a crescere e anche questa bella guida. Detto tutto ciò, amici miei, vi auguro una buona serata, una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!